Il primo colpo in trasferta della Vastese, la prima sconfitta di una Fermana irriconoscibile che butta nel cestino l'occasione di agganciare la capolista Matelica, bloccata sul pari in casa dal Castelfidardo. Con un gol per tempo gli aragonesi, che hanno il miglior attacco del girone F, sbancano fermo e si sistemano al secondo posto insieme all'Olimpia Agnonese, 2 punti sotto la vetta. Prima del via la cerimonia per la commemorazione annuale dello storico capitano canarino Bruno Recchioni, al quale è intitolato lo stadio. Comincia meglio la Fermana con Petrucci che al quinto chiama Valentino Russo alla deviazione in angolo. Poi il portiere gialloblu rischia la frittata e favorisce Fiore che va giù. Partita vivace ma pian piano i ritmi calano. La riaccende al 32esimo la Fermana con Valentino Russo super, prima sul colpo di testa di Margarita e poi sull'inzuccata di Molinari. Dopo un minuto la Vastese passa, cross col contagiri di Felici e incornata vincente di Prisco, 0-1. Esulta la 70ina di tifosi abruzzesi, gli uomini di destro provano a rispondere subito col tiro dalla distanza di Misin. Nella ripresa la Vastese parte subito forte, ci provano Manisi e poi Felici. Quindi ecco il gol del raddoppio al 6° minuto. Azione tambureggiante, conclusione di Fiore sul palo lontano, 0-2. Per lui 4° gol stagionale. I canarini provano a rialzarsi con la punizione di Molinari. Di nuovo l'argentino della Fermana e di nuovo Valentino Russo. Al 19esimo aragonesi vicino al tris con Fiore fermato da Valentini. I gialloblu si rifanno vivi con il solito Molinari murato dalla difesa. Nel finale gol annullato al numero 9 di casa che raccoglie il cross di Francesco Russo ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Non c'è più tempo, la Fermana è costretta al primo inciampo stagionale, mentre la Vastese vola grazie alla prima vittoria della sua storia a Fermo.